Villain. Once she was somebody's girl And she gave all She had that one last time Now there's a little girl asleep in the back She's gonna have to tell about the meanings in this world And how a good man is so Bene, buonasera a tutti coloro che si stanno collegando sulla pagina Facebook di Tempo di Totolibri. Oggi abbiamo iniziato con una novità. Abbiamo introdotto un brano musicale. Quello che stavate ascoltando era Blues Princeton con Good Man is Hard to, lie, to Find. Eh, il perché di questa introduzione lo, lo capirete più avanti, ma è chiaramente collegata al libro che andremo a presentare oggi. Intanto introduco la nostra ospite, Gaia Lombardi Cenciarelli, traduttrice. Buonasera, eh, buonasera Gaia, benvenuta, traduttrice e scrittrice. Eh, Traduttrice in particolare del libro che è oggetto della discussione di oggi, che è un libro di una grandissima scrittrice, Il cielo e dei violenti di Flannery O'Connor. Aspettate che lo inquadro bene, eccolo qua. Eh, allora, io direi che eh, ci organizziamo in questa maniera. Eh, faccio una breve introduzione. Uh, di Flannery O'Connor e poi lascio la parola a Gaia Cenciarelli appunto per entrare proprio nel vivo del romanzo. Allora di cosa di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Flannery O'Connor, grandissima scrittrice del Novecento americano, conosciuta soprattutto per i racconti. A dire la verità non ne ha scritti tantissimi, circa una trentina. E, è morta giovane, ha neanche 40 anni, ha 39 anni, ma nonostante diciamo, questa esigua produzione letteraria eh, è annoverata tra i grandi della diciamo, forma breve negli Stati Uniti. Eh, parlo di, penso a Carver, penso a Cheever, penso a Hemingway, tanto per citare alcuni nomi. Quindi produzione ridotta, ma possiamo dire che ha lasciato un segno molto forte nella storia della letteratura americana. Oltre ai racconti, oltre ai racconti ha scritto due romanzi altrettanto belli, altrettanto potenti poi vedremo perché dico potenti eh, due romanzi, uno eh, scritto nel 1952 Wise Blood e l'altro 1960 eh, The Violent Beard It Way che è appunto è stato tradotto come Il cielo è dei violenti eh, ecco Apro una parentesi un attimo per dire che eh, Il cielo dei violenti è stato ritradotto appunto, grazie a Gaia Lombardi Cenciarelli ed è uscito nel, alla fine dell'agosto del 2020. È un romanzo, quindi, che è stato proposto al pubblico a distanza di 60 anni esatti. Però, Mimunfax, e questa è la, forse la novità per alcuni di voi, eh, riproporrà quest'anno anche il primo eh, romanzo, quindi La saggezza del sangue, e anche tutti i racconti, infatti mi diceva Gaia che proprio in questi di... giorni eh, ci sta lavorando. Eh, bene. A questo punto eh, cerchiamo di eh, entrare un po' più eh, da vicino nella scrittrice eh, Flannery, conoscere da vicino la scrittrice Flannery O'Connor. Probabilmente per coloro di voi che già la conoscono dirò delle cose scontate, mi scuso, però diciamo che l'idea è quella di dare un po' degli strumenti, eh, soprattutto per le persone che ancora non la conoscono. Allora, eh, Flannery O'Connor, diciamo che. È eh, considerata una scrittrice, dalla critica, del gotico sudista americano, un sottogenere della letteratura americana, a mio avviso, ma anche penso che Gaia eh, sia d'accordo è eh, un po' riduttivo eh, inserire eh, in, eh, Flannery O'Connor in questa eh, sottogenere, anche se dobbiamo dire che è un sottogenere dove possiamo trovare anche grandissimi scrittori, penso a, a William Faulkner, penso a Eudora Welty, penso a Carson McCullers, ecco. Però c'è da ricordare ad esempio che eh, Flannery O'Connor è stata Inserita da Harold Bloom nei 100 scrittori più influenti di ogni tempo, quindi stiamo veramente parlando di una grandissima grandissima scrittrice. Ecco, ehm, quando pensiamo a Flannery O'Connor bisogna tenere conto di due aspetti fondamentali. Il primo è dove è nata. Flannery eh, O'Connor è una uh, scrittrice che è nata e vissuta in Georgia, quindi siamo nel sud degli Stati Uniti. Questo è il primo aspetto fondamentale. L'altro mm -hmm. aspetto è che è una scrittrice, una fervente cattolica, una, una fervente cattolica in uno stato e una regione più ampia che si chiama Bible Belt, che è a prevalenza eh, protestante. Ecco diciamo che sono proprio i due elementi che hanno caratterizzato la scrittura e le opere di eh, Flannery O'Connor ce ne sarebbe un terzo che, che l'ha influenzata secondo me che è la malattia lei è morta come dicevamo a 39 anni è stata lungamente eh, malata di una eh, malattia ereditaria il padre a sua volta era morto eh, anni è prima senza quando, senza era... Senza... Esatto, ancora quando era quando lei era giovane ed è morta come dicevamo a 39 anni una malattia che l'ha sicuramente diciamo, mh, colpita nel corpo ma non sicuramente nello spirito lei viveva la malattia quasi come fosse un luogo fisico proseguiamo il nostro approccio verso Flannery O'Connor e andiamo alla scrittura ecco la scrittura spiazza leggere un racconto o leggere un romanzo è quasi qualcosa che colpisce al cuore il lettore, eh, quasi un trauma di la verità. Io, quando l'ho proposto, quando ho letto Il cielo dei violenti, l'ho proposto ai lettori che sono venuti qua in libreria, ho più o meno usato questa frase: ho detto, È una lettrice che ti attacca al muro e probabilmente ti fa vedere qualcosa che tu non vorresti vedere. Ecco, questa è l'idea che mi sono fatto di Flannery O'Connor. Perché questo? Perché innanzitutto i personaggi che popolano le storie di Flannery O'Connor sono personaggi che appartengono a un'umanità dolente, sono, sono ladri, sono assassini, sono predicatori folli, sono peccatori e sono tutti in questo, eh, in questo contesto che è un po' il... Eh, diciamo un ambiente appunto di peccatori eh, dentro il quale è un territorio del diavolo come definisce Flannery O'Connor e il lettore viene preso per mano da Flannery O'Connor, viene, viene fatto strisciare quasi nella polvere, si sentono le fiamme dell'inferno, eh, e tutto questo il lettore lo sente con tutti i cinque i sensi. Ecco questo è il particolare. Nelle storie di Flannery O'Connor, in questo contesto, a un certo punto arriva un fatto tragico, un fatto doloroso che cambia la vita di questi personaggi. È il cambiamento, ma per Flannery O'Connor è. La grazia, grazia che appunto non deve avere un aspetto bello, un aspetto positivo, ma proprio perché segna un cambiamento è qualcosa di molto, molto doloroso. Ecco, questa è Flannery O'Connor riassunta proprio, diciamo, in estrema sintesi. E per far capire eh, anche qualcosina della scrittura, vorrei leggere un passaggio tratto da. Eh, Flannery O'Connor nel territorio del diavolo che sono i saggi raccolti proprio per Mimum Fax che è quello qua dove sono sostanzialmente delle lezioni che Flannery O'Connor ha, ha fatto sulla scrittura e c'è cioè un passaggio a mio avviso che fa capire esattamente eh, com'è Flannery O'Connor scrittrice come intende la scrittura Flannery O'Connor ve lo leggo velocemente e poi lascio la parola finalmente a Gaia per entrare nel vivo invece del romanzo la narrativa opera tramite i sensi, per quello prima ho fatto l'aggancio con i sensi, è uno dei motivi per cui secondo me scrivere racconti risulta così arduo e che si tende a dimenticare quanto tempo e pazienza ci vogliono per convincere tramite i sensi. Se non gli viene dato modo di vivere la storia, di toccarla con mano, il lettore non crederà niente di quello che il narratore si limita a riferirgli. La caratteristica principale e più evidente della narrativa è quella di affrontare la realtà tramite ciò che si può vedere, sentire, odorare, gustare e toccare. E questa è una cosa che non si può imparare, si può imparare solo con la testa, va appresa come un'abitudine, come un modo abituale di guardare le cose. Lo scrittore di narrativa deve rendersi conto che non è possibile suscitare la compassione con la compassione, l'emozione con l'emozione o i pensieri con i pensieri. A tutte queste cose bisogna dar corpo, creare un mondo dotato di peso e di spessore. Ecco, questa è Flannery O'Connor e questo è quello che trovate nei suoi racconti e nei suoi romanzi. Adesso direi, Gaia, entriamo invece nello specifico della trama del cielo e dei violetti. Eh, la trama può sembrare apparentemente semplice, in realtà. Eh, si apre a migliaia di considerazioni è la storia di un ragazzo di appena 14 anni che ha sempre vissuto tutta la sua vita con, eh, con quello che lui chiama suo nonno che è un fanatico religioso che è convinto di essere la reincarnazione di un profeta anzi di essere il profeta con la P maiuscola e eh, tira su questo ragazzo Ehm, inibendolo di, di tutti i dettami del fanatismo religioso, cioè eh, deve essere un bravo credente, un buon cristiano, eh, deve mh, dargli una degna sepoltura il giorno in cui morirà, eh, deve essere un profeta anche lui e quindi andare per il mondo a catechizzare eh, gli, mh, i miscredenti. Arriva il giorno in cui appunto suo nonno muore, e eh, il ragazzo ehm, lo vuole seppellire appunto a seconda delle istruzioni che il nonno gli ha dato prima di morire, mentre sta per seppellire eh, il nonno. Improvvisamente compare accanto a lui uno sconosciuto. Tenete presente che eh, il nonno con questo ragazzo vivevano in una. Ehm, in una casa, in una stamberga, in una catapecchia isolata al centro di una radura circondata da boschi. Quindi questo eh, sconosciuto eh, spunta fuori non si sa bene da dove e inquieta moltissimo il ragazzo. Eh, questo sconosciuto comincia a dirgli: Ma vattene di qui, eh, vai, vai in città e vai a trovare tuo zio. Per la prima volta in vita sua il ragazzo prende una decisione eh, con la sua testa e se ne va in città a casa di questo zio eh, che lui aveva visto forse soltanto una volta quando era più piccolo e che aveva tentato di andarselo a riprendere, quindi di strapparlo al nonno, eh, sapendo che appunto il nonno era un pazzo esaltato, cioè voleva tentare di strapparglielo dalle mani per farlo crescere in maniera più sana. Quando si presenta alla porta dello zio, mh, improvvisamente eh, fa l'incontro che sarà l'incontro cruciale di tutto il romanzo eh, e incontra il figlio dello zio, quindi il suo cuginetto, un bambino piccolo, eh, completamente biondo, quasi bianco di capelli, si potrebbe pensare che sia albino. Ehm, e purtroppo eh, mentalmente ritardato. Eh, di fronte a questa sorta di freak che si trova davanti, eh, ritorna, riaffiora dentro il ragazzo la voce del nonno che eh, lo spinge in tutti i modi a battezzare il bambino, questo povero bambino, il figlio dello zio. Eh, e perché questo? Perché il nonno, prima di morire, aveva tentato più e più volte di strappare questo, questo figliolo al nipote per poterlo battezzare, ma il, lo zio, appunto, del ragazzo, convinto laico, eh, un insegnante di scuola, aveva sempre resistito a, ai fanatismi. Eh, la trama si snoda così. Nel momento in cui eh, Francis Marion Talwater arriva dal, da suo zio in città, eh, diventa sempre più eh, intensa la lotta eh, tra se stesso, quello che vorrebbe diventare, cioè il ragazzo che si vorrebbe eh, emancipare e liberarsi di tutti i condizionamenti della sua infanzia e della sua adolescenza. Eh, tra appunto eh, questo nuovo individuo che, che vorrebbe venire alla luce e il vecchio eh, nipote eh, di quello pseudo profeta che invece lo spinge vorticosamente e inesorabilmente verso il battesimo di questo bambino eh, sfortunato. Eh, non, eh, non vado oltre perché eh, non voglio rivelare fino in fondo eh, che cosa succede, anche perché credo che alcuni non lo abbiano ancora letto, quindi eh, non vorrei negar loro il colpo più importante, il colpo finale eh, del romanzo, che getta una luce eh, ecco, che mh, si ricollega un po' a quello che ha detto Luca prima, cioè. Eh, nella parte finale del romanzo, Flannery O'Connor ti fa vedere le cose che tu non vorresti vedere. È proprio nella parte finale del romanzo, secondo me, che eh, si colloca questa osservazione di Luca. Io però non, non, non ve la vorrei rivelare perché ci sono due eventi, almeno due eventi abbastanza forti e importanti e mi auguro che voi abbiate eh, la bontà di leggerlo perché vi fareste un gran regalo. Sì, e allora, non svegliamo i due eventi che sicuramente sono quella, diciamo, entrata in scena dalla grazia eh, di Flannery O'Connor che produce, che produrrà un cambiamento fortissimo, eh, soprattutto in Francis eh, alla fine. Ehm, però, rimaniamo un attimo sui personaggi. Allora, abbiamo capito che Francis è... è questo è uno scontro tra ragione... Non sento Luca. Pronto? Ti sento ti senti? male. Aspetta che provo a mettere le cuffie, magari funziona meglio con le cuffie. Mi sì. sento? Sento molto male, molto male. A tratti non riesco, non sono riuscita a capire nulla delle ultime cose che hai detto, purtroppo. Eh, io ti sento molto bene quindi penso che sia un problema di eh, connessione ma, eh, forse eh, proviamo a andare sì, non... eh, proviamo a andare avanti eh, dicevo che eh, se rimaniamo un attimo sui personaggi capiamo che questo è uno scontro tra okay. ragione e religione eh, però eh, Francis abbiamo visto che ha una sua lotta interiore ma anche lo zio, Reiber, in realtà non è un personaggio, eh, incarna sicuramente la razionalità, incarna sicuramente la ragione, però anche lui sostanzialmente ha una sorta di quasi conflitto interiore. Magari rimaniamo su questo, su questo personaggio per sì. spiegarlo meglio. Sì, beh, eh, Raber sarebbe il papà del, eh, di Bishop, il bambino purtroppo eh, nato e ritardato. E il papà di Bishop ha un grosso conflitto interiore. Cioè, noi vediamo in questo romanzo che tutti i personaggi hanno un proprio doppio, eh, proprio una sorta, una sorta di doppelganger nel vero senso della parola. E nel caso di Raber, eh, il suo doppelganger ha. Provato eh, almeno una volta a, ehm, ad uccidere suo figlio. Perché? Perché eh, questo bambino eh, ha catalizzato tutta la sua vita, tutta la sua attenzione, fino anche i suoi sentimenti. Cioè lui non si consente di amare questo figlio, di dirsi che lo ama malgrado si è ritardato perché la forza di quell'amore eh, è deflagrante e lo distruggerebbe in quel momento e lo distruggerebbe in un attimo. Eh, ha voluto, ha tentato di uccidere suo figlio pentendosene immediatamente dopo, eh, non tanto per cercare di eh, risolvere un problema, quanto perché qualcosa dentro di lui gli diceva che quel ragazzino era sbagliato, come se la natura gli avesse fatto uno scherzo e lui dovesse porre rimedio a questo sgarbo della natura. E questa è una cosa di cui poi Luca parleremo, eh, la natura, cioè il ruolo della natura eh, nel cielo dei violenti. Eh, Weber, dico, dicevo prima, è un personaggio laico, l'ho definito laico per contrapporlo al nonno, eh, a questo profeta morto. Però in realtà la sua laicità si declina in un modo eh, fanatico, anche in, quel, in questo caso, cioè eh, non stiamo parlando di una persona mh, equilibrata, moderata, eh, che ha trovato il proprio centro nel mondo e soprattutto che è riuscita... A centrare se stesso dentro di sé. Stiamo parlando di una persona che eh, negozia continuamente tra la, la, la sua anima e tutto quello che c'è fuori, cioè tra i moti della sua anima nei riguardi di questo bambino, perché questo bambino è il centro del suo universo, eh, e tutto quello che invece il mondo esteriore gli propone, gli stimoli che il mondo esteriore eh, gli propone. Per cui la sua è una laicità soltanto nel senso, eh, è da intendersi soltanto nel senso in cui viene contrapposto al furore religioso del nonno morto. In realtà, Raber eh, è, è un fanatico religioso a sua volta, laddove la sua religione è Bishop, è il bambino, ed è una religione con cui lui non riesce a far pace perché è una religione sbagliata, eh, è una religione um, fallata, ecco, non sbagliata, è fallata, eh, ha delle tare, quindi non riesce a riconoscersi nemmeno in quella e, come dicevo prima, nella sua visione della natura è uno sbaglio, la vita di bishop. Ecco. Ok, sì mi fermo un attimo perché nel frattempo sono arrivate anche dei commenti mentre tu parlavi di persone che l'hanno letto eh, leggo velocemente poi ecco, eh, ne approfitto per dire che chi volesse fare delle domande può continuare a scriverle in chat, io appena possibile le giro a Gaia eh, sì, ci sono conferme eh, di quello che stavi dicendo Gaia, per esempio eh, vabbè qui Antonella dice sia la città dello zio che la città sì, del nonno sono, sono estreme e sono spaventose eh, ecco eh, adesso vorrei dire una cosa vediamo se, se sei d'accordo gaia c'è anche la figura di bishop eh, che quindi è questo bambino ritardato figlio di Raber, che è l'oggetto poi della tra virgolette del contendere nel senso che francis è, vorrebbe vorrebbe alla missione di andarlo a battezzare Ehm Ecco, Bishop non parla, non dice una parola in tutto il romanzo, però secondo me è una figura centrale, direi, perché ha il compito, anche senza parlare, solo per esistere, diciamo, di svelare i pensieri e i comportamenti dei due contendenti. Ecco, secondo me è, è questo, mi sono fatto ah, questa sì. idea, della, sì. dell idea della presenza di Bishop, insomma. Serve proprio, eh, diciamo che Flannery O'Connor lo usa proprio per far cadere Sipario per togliere la maschera eh, a Francis e allo zio, insomma, a Raber. Sì, sì, sono d'accordo, è veramente il bambino che grida il re nudo senza poter dire nulla, senza poter gridare. Cioè è un elemento talmente mh, eh, fuori dal, mh, dal canone, che è, è ovvio che è inquietante ed è ovvio che eh, disturba e destabilizza questi falsi equilibri che si sono creati sia il padre Reiberg che Francis, il ragazzo che si sente investito dalla missione di battezzarlo, ehm, a un certo punto convergono tutti e due su di lui e impazziscono, perdono la ragione perché perdono i propri punti di riferimento. Leggevo un commento poco fa, sia la laicità eh, del padre che la religiosità del nonno, dello zio, scusate, sì certo, rispetto a Francis, zio, eh, sia la laicità dello zio che la, la, la religiosità del nonno sono entrambi spaventose ed è così. Cioè mh, è un modo per negoziare con qualcosa che non si riesce a controllare. Eh, un modo per darsi una spiegazione, per cercare una giustificazione eh, dello stare al mondo di quella particolare creatura, che non ha una spiegazione, se non forse davvero soltanto la fede, ma qua di fede non si parla, in questo romanzo non c'è fede. Non è un romanzo, e poi ci saremmo arrivati. Non è un romanzo religioso, cioè non è un romanzo sulla religione, quindi non si eh, parla, parla di fede. Benché di questa. Ecco, ecco eh, prego, proprio però, okay, ok, no, visto che stiamo anticipando, poi sono arrivate delle domande che ne anticipano altre, quindi andiamo un attimo con ordine. Questo concetto che tu stai dicendo era una domanda che ti avrei fatto dopo perché eh, ascolta. la approfondirò, la approfondirò per carità. No, no, non la okay. voglio esaurire. Okay. Così. No. allora invece a questo punto, prima di leggervi qualcosa, Uh, è arrivata una domanda che una domanda più che altro una affermazione che trovo uh, assolutamente pertinente anche perché era anche questa una dei passaggi che avremmo affrontato poi cioè il confronto tra adesso ti giro la domanda così la vedi eccola qua i paesaggi sono parte integrante del racconto vero Anzi, ed è questa la domanda che ti faccio adesso, Gaia: eh, sì. i paesi, la natura, direi un confronto tra la natura e la città. Ecco. Beh, la natura eh, è stato a me, mentre traducevo, immediatamente chiaro, ma anche quando lo lessi molti anni fa. Eh, la natura è la coprotagonista di questo romanzo, non si può prescindere da, dai disagi. Eh, Luca, tu prima dicevi che eh, Flannery O'Connor quando scrive ti prende e ti butta a terra e tu senti il calore della terra e senti i granelli di ghiaia che ti si appiccicano ai piedi, senti tutto, eh, il sole che, ti, eh, che si abbatte sulla tua testa, la sete, senti tutto. Ecco, questa è la natura descritta da Flannery di O'Connor, che partecipa della vita dei personaggi, anzi forse in qualche modo la indirizza. Eh, la radura in cui è costruita la Stamberga, dove vivono Francis e il nonno, eh, parla, è viva, eh, si, si, mh, si infiltra nella vita eh, di tutti e due, del nonno e del nipote. Eh, la natura è sempre presente, è sempre presente anche quando eh, Francis fa il suo viaggio verso eh, la città eh, chiedendo un passaggio ed ottenendolo, ma è sempre presente perché lui guardando fuori dal finestrino e dirigendosi verso la città che lui vede eh, da lontano come una sorta di montagna che sta per crollare. Quasi, Ecco, è questo il paragone che fa Flannery Connor. La, la città la paragona a un elemento naturale e, e tutto questo, eh, a mio avviso, è da ricondurre proprio all'etimologia della natura, cioè della parola natura. Quello che è naturale eh, non c'entra nulla con i personaggi, cioè con gli esseri umani presenti nel libro. Quello che è naturale è altro, è quello che non parla. Cioè i personaggi, cioè le descrizioni, de, scusatemi, i paesaggi, le descrizioni dei paesaggi, lo stesso Bishop. Esatto. Bishop è molto più naturale di tutti e due, eh, di Rayburn e di Francis. Perché forse, o non, non, proprio, non troppo forse, quasi certamente, non parlando è eh, puro. Eh, è lindo, è trasparente, è cristallino come la natura, non ha alcuna sovrastruttura, quindi è naturale. Tutto quello che gli umani, gli esseri umani che popolano questa narrazione, non sono, molto interessante quello che hai detto su Bishop. Proprio come diciamo. Essere umano ma molto vicino alla natura proprio perché è, è, fa questo distinguo tra quelli che, gli attori che parlano, diciamo i protagonisti che parlano, e la natura che invece è silenziosa. E per, eh, per questo motivo, proprio è diciamo più pura. Eh, nel frattempo, è arrivata, così eh, saltiamo un po', però penso che questo sia anche il bello di questi incontri, con le domande sì. perché eh, eccola qua. La Flannery in questo romanzo mette in discussione la fede, eh, no. questi disequilibri eh, messi così drammaticamente a confronto rappresentano una critica, ecco, so, io ho la mia idea, ma se vuoi rispondere tu Gaia. Come vuoi, come no, vuoi Luca. Allora, secondo me non la mette in discussione, ma diciamo che, ed è questo il bello di Flannery O'Connor. Diciamo che lei è fervente cattolica, però ne conosce anche diciamo, il lato scuro della religione, quindi è questo che lei sta cercando di trasmettere al, al lettore: non solo la fede, ma anche il lato scuro. Fermo restando tutto quello che ci siamo detti prima su come lei interpreta, diciamo, eh, il, qual è l'oggetto, diciamo, quali sono i protagonisti dei suoi, dei suoi romanzi, dei suoi racconti e di come poi vede il cambiamento di questa umanità dolorosa di cui parlavamo prima, insomma, quindi questa fede che eh, colpisce al cuore, come abbiamo detto, che strazia da un certo punto di vista, ma proprio perché, come diceva lei stessa, il cambiamento è dolore e quindi questo è. Però in questo romanzo in particolare vuole mettere in evidenza anche il lato oscuro della fede, il fanatismo, ecco, questo secondo me. Uh -huh. non so io vorrei no, io sono assolutamente d'accordo con te. Avrei detto mh, praticamente le stesse cose. Vorrei aggiungere soltanto una cosa: che eh, ribaltando un po' il senso della domanda eh, che aveva fatto Antonella, eh, direi che non vuole mettere alla prova la fede, vuole mettere alla prova forse la fede degli altri di chi legge, perché lei da fervente cattolica sa che eh, la fede si esercita proprio. Di fronte a fenomeni inspiegabili e indicibili, e Bishop è uno di quelli. Esatto. Bene, adesso facciamo un attimo di in interruzione con le domande, perché vorrei leggervi, soprattutto per coloro che non hanno ancora letto nulla di Flino Collero, un passaggio che riteniamo io, Gaia abbastanza significativo. Tanto per contestualizzare il momento è l'arrivo a casa dello zio di Reiber, l'arrivo di eh, Francis che appunto una volta morto eh, il, il prozio fa questo viaggio verso la città e ritorna dallo zio. Ecco. E in questo momento gli sta dicendo appunto che il prozio è morto e lui ha la visione per la prima volta di Bishop. Sul suo viso, feroce e fragile, gli occhi cominciarono a bruciare. Lo invase una nuova energia. È morto, disse. Non si può essere più morti di lui. È cenere ormai. Non ha nemmeno una croce piantata sopra. I suoi resti saranno cibo per gli avvoltoi e i cani si porteranno via le ossa. Ecco quanto è morto. Il maestro trasalì, ma tornò quasi subito a sorridere. Tenne stretto Tarwater per le braccia e gli scrutò, gli scrutò il viso come se intravedesse una, una, un finale che lo affascinava per simmetria e giustezza. Che ironia della sorte, mormorò. Che ironia della sorte che tu abbia dovuto sistemare la questione così. Ha avuto ciò che meritava. Il ragazzo si, gonfo, si gonfiò d'orgoglio. Ho fatto solo il necessario, disse. Corrompeva ogni cosa che toccava, disse il maestro. Ha vissuto una vita lunga e inutile ed è stato profondamente ingiusto con te. È un bene che sia morto, finalmente. Avresti potuto avere tutto e non hai avuto niente. Ora si cambia vita. Ora starai con qualcuno che saprà aiutarti e capirti. Aveva gli occhi lucenti di felicità. Non è troppo tardi per fare di te un uomo. Il viso del ragazzo si incupì. La sua espressione diventò impenetrabile fino a trasformarsi in una fortezza eretta a protezione dei suoi pensieri ma il maestro non notò alcun cambiamento. Guardò attraverso il ragazzo insignificante che aveva di fronte e vide ben chiaro nella sua mente, fin nei dettagli, quello che sarebbe diventato. Tu e io recupereremo il tempo perduto, disse. Potrai rimetterti sulla strada giusta. Tarwater non lo guardava d'un tratto aveva piegato il collo in avanti e fissava dritto davanti a sé. Dietro le spalle del maestro sentì il debole suono familiare di un respiro pesante. Era più vicino di quanto non lo fosse il battito del suo stesso cuore. Sgranò gli occhi e nel suo sguardo si spalancò una porta interna, pronta a cogliere l'inevitabile. Il ragazzino dai capelli bianchi ci abbattò nell'ingresso e rimase a guardare lo sconosciuto. Indossava solo i pantaloni del pigiama blu tirati su fino al petto, i lacci legati sul torace e anche intorno al collo, come un'imbragatura. Aveva gli occhi leggermente infossati sotto la fronte e gli zigomi più bassi del dovuto. Rimase lì, tardo e ancestrale, come un bambino che era bambino da secoli. Ecco, questo è l'incontro. Avete capito un po' qual è il, il suono? Eh, la voce diciamo, di Flannery O'Connor con queste descrizioni che ti fanno vedere veramente la scena davanti ai tuoi occhi. Ecco, quando prima dicevamo dei sensi, il lettore usa tutti i cinque sensi quando legge eh, Flannery O'Connor. Eh, ok, allora attivo in attesa che arrivino altre domande, direi che andiamo avanti e riprendiamo un concetto che stavi affrontando prima, Gaia quando dicevo che preparando questa intervista avevo ascoltato una intervista tua di Marco Missiroli a proposito la prefazione molto bella di Marco Missiroli al ah, Il cielo dei violenti una tua intervista a Fahrenheit eh, dove sostanzialmente era un'affermazione di Marco ma che ti trovava d'accordo e prima appunto la stavi ripetendo sul fatto che eh, in realtà questo Il cielo dei violenti non è un eh, Romanzo religioso, anzi, considerarlo un romanzo religioso è un errore. E dicevi, Il cielo è di violenti, è un libro universale perché accarezza tutte le declinazioni della fede. Ecco, questo se vuoi un po' spiegare meglio questo concetto. Sì, sì, sì. sì dunque sì. Ehm, è, è un po' quello che avevo accennato prima. Eh, è, è una sorta di Vangelo laico. Eh, però in, in, in questo particolare caso definirlo un romanzo religioso mi sembra molto limitante. Eh, è un romanzo che parla di religione, anzi, no, non parla di religione, parla di religiosità, cioè parla di un fanatismo, di un eccesso. Di religione, che è una cosa che corrompe davvero e che rovina le vite di tutti quelli che mh, sono coinvolti eh, in, questo, in questa dinamica. Eh, è un Vangelo laico perché l'unica religione che c'è in questa eh, storia è la religione della natura. Eh, ed è un po' quello che ho detto prima: tutto quello che eh, alla fine trionfa. Eh, non sono i pensieri, eh, le convinzioni, ehm, i fanatismi e gli eccessi che vengono inculcati sia nell'uno, Raeber, che nell'altro, Francis. Quello che trionfa è tutto quello che resta, perché di loro non resta più nulla, resterà soltanto la natura e la natura ehm, imponente e Spietata, eh, avrà la meglio su tutti loro, malgrado le loro chiacchiere sulla religione, su quello che è giusto, su quello che è sbagliato, su quanti centimetri di terra bisogna eh, mettere sopra un cadavere affinché possa essere, considerato un, uh, una possa essere considerata una sepoltura benedetta. Eh, per cui ehm, è una religione in senso lato, forse non troppo in senso lato: è una religione, ma è la religione della natura. È il Vangelo eh, che ci si scrive da soli se si ha l'equilibrio interiore per farlo ogni giorno della nostra vita. E questo è uno dei motivi per cui Flanery O'Connor è ancora così tanto attuale. Esatto, nel frattempo arriva un'osservazione di Lorenza che ti giro perché mi dà il là anche per un'ulteriore considerazione che forse non abbiamo fatto, dice ma il fanatismo di fede e ragione sembra un elemento abnorme sfuggito al controllo ma anche dannatamente umano come quella pancia che non sta nella bara. Ecco, allora, il discorso adesso lo spieghiamo, la pancia che non sta alla bara, mi richiama, vero quello che dice Lorenza, ma mi richiama anche il fatto eh, che... Eh, Flannery O'Connor sicuramente tratta dei temi eh, forti, potenti, che eh, scuotono le coscienze del, delle persone, ma lo fa anche con vari registri, tra cui eh, usa il registro dell'ironia. Ecco, è quello che ah, mi, è sì. mente, mi è venuto in mente quando ho, ho letto La scena della bara. Ecco, eh, per spiegare a chi non l'ha letto ancora, all'inizio del romanzo, sostanzialmente... Eh, il, eh, il prozio sta costruendo questa bara eh, che eh, Francis dovrà utilizzare una volta morto dovrà seppellirlo e quindi fa, costruisce questa bara di legno lui entra e c'è appunto il corpo disteso per provare la bara entra nella bara e c'è questa pancia che spunta eh, dalla bara ecco Mm, ripeto, gli argomenti possono sembrare anche forti, potenti e talvolta cupi, però Flannery O'Connor usa sempre anche il registro dell'ironia che serve anche per smorzare un po' le situazioni eh, Smorzarle anche come dire Sottolinearle eh, esalt anche. Esaltare, esaltare per contrasto eh, tutto quello che di eh, Lugubre e minaccioso e, e pericoloso c'è in uh, alcune prese di posizione, sono d'accordo, sì. Ok, allora nel frattempo avevo fatto passare, ci sono arrivati molti eh, diciamo complimenti per la traduzione. Quindi, Grazie. visto che sei la traduttrice, mi sembra Grazie. giusto. Io... Girartele, confermi. la traduzione Non vedo l'ora di leggere adesso la Saggezza del Sangue e i racconti. Prima i racconti. Prima i racconti. Prima prima racconti. racconti. Okay, allora, eh, Gaia ci consiglia di leggere prima i racconti e poi di arrivare alla Saggezza del Sangue. No, nel senso che noi stiamo. Ah, ritrad... sì. cioè Io sto ritraducendo i racconti. Ah, ok. E uscirà, e uscirà, uscirà una nuova traduzione anche dei racconti prima. Ok. Sì, prima la ritraduzione dei racconti, poi la ritraduzione della saggezza del sangue, okay. l'ultimo romanzo. Perfetto. Allora io direi a questo punto eh, ci stiamo avviando verso la conclusione della, eh, di questo incontro e quindi chiudiamo il cerchio. La domanda si ricollega alla musica che avete sentito all'inizio. Quali sono i personaggi che, in un certo senso, sono debitori? I personaggi intesi come artisti, non solo scrittori, perché vedremo adesso che ce ne sono tanti, eh, che sono debitori nei confronti di Freniero Connor. Uno l'avete sicuramente capito perché abbiamo iniziato proprio con un brano musicale di Bruce Springsteen e quindi The Boss è sicuramente un uno di, di quegli artisti che è stato rapito da Flannery O'Connor e molte diciamo, delle, delle canzoni o comunque del suo modo di fare musica risente di Flannery O'Connor. A parte il brano che abbiamo ascoltato all'inizio, c'è anche Nebraska, che è un altro brano uh, di Springsteen, che richiama anche lì sia come storia a grandi linee, ma soprattutto per il finale richiama... Eh, a, a good man is hard to find. Quindi sì, un bravo uomo eh, esatto, è difficile da trovare, ecco. difficile da trovare. Eh, quindi, eh, quindi. Bruce Springsteen è uno di questi, ma ce ne sono altri, vero Gaia? Sì, beh, però ecco, bisogna anche mh, fare una precisazione. Flannery O'Connor fa parte, cioè fa parte forse. È, è, è l'intellettuale, la scrittrice a cui tutti quelli, tutti gli artisti che vogliono raccontare la grande epopea americana si sono ispirati. Perché Bruce Springsteen, nelle sue canzoni, in realtà, veramente scrive dei romanzi, mh, senza nulla togliere la nobilissima eh, arte della musica. E, e ovviamente si è ispirato tutto quello che ha scritto. <coughs> Scusate a tutto quello che ha scritto eh, Flannery Connor, ovviamente, perché eh, Flannery Connor parlava dell'America, ma dell'America della provincia, quella del sud, quella, di cui tutti, quella che tutti ignoravano o che forse mettevano anche da parte, eh, il parente scomodo, no? Sì. Eh, beh, ok, Bruce Springsteen è, è un esempio eclatante, c'è cioè Nick Cave c'è Quentin Tarantino, eh, tutti quelli che narrano eh, nei loro film, nella loro musica delle epopee americane, cioè il grande sogno americano, ma anche i piccoli sogni eh, della provincia sono tutti un po' figlioli di Flannery Connor. Certo. Bene. Allora, eh, è arrivata una domanda, nel senso che volevo sapere quando usciranno i racconti, ci puoi anticipare una data? Eh, credo, credo verso aprile-maggio, credo. Ok, benissimo. Non ne allora. sono sicurissima però, sto dicendo una data, okay. mi pare forse, Sicuramente io lo sto traducendo, quindi cioè, okay. spero di, di, di sbrigarmi, però ancora è, è in traduzione. Ok, bene. Allora, Sicuramente quel... nel 2021, sì sì. È eh, arrivata una domanda proprio quasi fuori tempo massimo, mai azzardato fare un collegamento di stile anche con John Fante. Ma, eh, direi che sicuramente. No, mh, no non credo che sia azzardato. Per perché no, no, non è azzardato. Okay. Qualcosa ci può stare, sì, sì. Qualcosa sì, ovviamente il tema della religione è meno presente in infante, eh, però, eh, qualche, come, sì, stile certo, certo. Di, come stile sì. di scrittura, direi qualcosa sì, sì. di sì. Okay. Ah, eh, proprio eh. la Ma proprio la polvere che si sente in entrambi, esatto. in, eh, a parte esatto. chiedi la polvere, dico è proprio la, eh, la fisicità delle pagine eh, che, esatto. che allora Gianluca... che sono da, da abbinare. Gianluca dice che Tarantino potrebbe fare un grande film, vero? Ma ricordo che c'è stato anche un altro regista, a proposito di collegamenti, che si chiama John Huston, che nel 79 ha fatto ah, La saggezza sì. del sangue. Quindi ah, eh, ecco altre persone che sono state rapite. Un altro personaggio che è stato rapito da Flanero Connor. Come spero siate stati rapiti voi. Eh, vi consiglio veramente di leggerlo, veramente. È, è forte, è potente, è disturbante, però ne vale sicuramente la pena. Eh, leggere Il cielo dei violenti e leggere tutta la produzione di Flannery O'Connor, perché, ripeto, è una grandissima scrittrice. Adesso noi cerchiamo di, di fare anche questi incontri. Eh, parlando dei libri che veramente ci hanno colpito quindi eh, questo eh, il Cielo dei Violenti è un libro che io ho amato tanto me ne continuo a parlare quando venite qua in libreria quindi eh, questo è il nostro consiglio allora siamo a ringraziamenti grazie Gaia, grazie tantissimo è stato veramente bello fare questo incontro con te anche perché grazie. sappiamo che sei, che sei grazie impegnatissima per me. grazie sei stata impegnatissima io ringrazio ah, anche Grazie a Mimu Fax e soprattutto grazie a Maria Claudia Bellisario che so essere in ascolto e quindi grazie. è stata la persona che ha, ci ha consentito di fare questo incontro, quindi la ringrazio tantissimo e ringrazio ovviamente tutti voi che avete partecipato, vi ricordo che il libro lo trovate eh, anche qui a Tempo Ritrovato Libri, eh, se non siete di Milano sappiate che possiamo fare delle spedizioni. Quindi, eh, grazie a tutti, tenetevi in contatto con noi perché nei prossimi giorni ci saranno altri incontri e alla prossima. Grazie di nuovo e buona serata. Grazie. Buonasera, grazie a tutti.